giunge sempre più vicino alla salvezza. In una sfida sulla carta insidiosa, i biancazzurri di mister Omar Nordi hanno pareggiato per 0-0 alla Castellina contro la Virtus Bergamo nella 28esima giornata del girone B di Serie D, un punto che permette al Sondrio di salire a 9 lunghezze di vantaggio sulla zona playout. La partita è stata ricca di emozioni e di occasioni da gol. Subito pericoloso il Sondrio al secondo minuto con Beltrame, il cui tiro a giro sfiora il palo. Poi la Virtus Bergamo a creare maggiori grattacapi alla difesa locale. Al 14esimo Monni ruba palla a Baggi e si invola verso la porta, ma viene fermato da Lassi in uscita. Al 33esimo gol annullato agli ospiti, protagonista ancora Monni che di testa infila Lassi, ma la sua posizione è irregolare. Per i valtellinesi da segnalare una ripartenza condotta da Cannataro, che libera De Respinis al tiro, deviato da un difensore sull'esterno della rete. Al 44esimo la più ghiotta opportunità per la Virtus Bergamo. Monni di testa centra il palo. Nella ripresa al quarto, nuovo legno per i bergamaschi. Passata la paura, è il Sondrio a fare la partita. Un gran tiro di Beltrame dalla distanza esce a lato di un soffio. Successivamente, nel giro di pochi minuti, i biancazzurri vanno vicinissimi al vantaggio. Prima con Valtulina al 22esimo, ben servito da Della Cristina, che da buona posizione non trova la porta. Poi è Damuri a colpire il palo a botta sicura al 25esimo. Alla mezz'ora si fanno vedere gli ospiti con Callì, ma Lassi è decisivo in uscita. Al 40esimo ancora il portiere biancazzurro a fare buona guardia sulla punizione dal limite di Meregalli. Paolo Beltrame, grande protagonista della stagione del Sondrio, è apparso soddisfatto per il pareggio ottenuto. La partita di ieri sostanzialmente per me il risultato è giusto, è un pareggio che comunque muove la classifica, è un pareggio che serviva a entrambe le compagini, però è stata una partita secondo me divertente con parecchie occasioni sia da una parte che dall'altra, nonostante il primo grande caldo di stagione che sicuramente ha penalizzato entrambe le squadre, perché c'è stato un dispendio fisico non indifferente, e ho trovato una società sana e sicuramente stiamo facendo qualcosa di importante, perché comunque un campionato del genere, adesso siamo a 37 punti, una squadra neopromossa in un campionato molto difficile, perché comunque soprattutto le prime 5-6 della classifica sono davvero squadre quasi di categoria superiore, io sono molto contento. Noi siamo un gruppo giovane, ma sicuramente appunto la nostra forza è stata sempre il gruppo, ma non dobbiamo mollare, manca ancora l'ultimo mattoncino per la salvezza matematica.